Allora questa qui è la serata dedicata alla cozza cervese. Non riprendere la stasera. Eleggeremo cozza stagione 2009. Adesso devi già vedere qualcosa. Anche loro hanno un negozio. Il cucumero basta, io do le dimissioni. Ah no, anche perché io dopo devo fare il discorso, quindi già, io ho una grossa responsabilità. Già l'altra, Elena, già l'altra volta sono stato contestato, ti ricordi, no? Non è uno slogan. Lo slogan è fai quello che vuoi, ma fai qualcosa. Elena, ho capito. Gianni, cosa con la stecca del ghiacciolo? Faccio qualcosa con quello, posso fare solo così. Sono finiti i ghiaccioli. Finiti i ghiaccioli e poi anche troppo ghiacciato forse. Appunto.
Oggi aspetta, però, fai pensare. Però il 2 di agosto Enrico, mi rifaccio con la Macedonia. C'è un altro marrone, di chi è questo? Io. Guarda qua, il marrone lo prendo io. Una bella immagine però. Bagnara Budino. La potevi mettere a fianco a lui? Un po' più bassa, ripeto. Io basso. Io il bastone. Io il bastone, sono più basso. Ale, grande, mamma mia. Bene così. Nell'ottica si colloca. Qualche parte, abbiamo le chiuse. Ieri. Ehi. Ascolta, mi devo di lasciare un'intervista sì. sul passato, presente e futuro di Forni. Silenzio! Paolo, sit down please. Ma vado via su voto. Mi sono provato da Armagnac, cosa lo scrivi? Scusami bene. Vado dalla Marietta. Subito. Armagnac. Ragazzi, ma qui non si pensa solo a bere, a mangiare, però, perché allora che figuraccia facciamo? Alessandro, sei il prossimo video ci ha. Togliti dei maroni. Chiederei un voto, possibilmente all'unanimità, però vorrei sapere chi è favorevole per il ruolo di presidente del circolo 14 luglio nella persona di Roberto Neri, che è d'accordo? Russo, uomo di peso. Bene, all'unanimità. Allora, poi chiedo un voto per il super coordinatore, il supervisore, che sarebbe Giuseppe Pomicetti. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Supervisore mi piace. Allora, un voto per l'amministratore economo, che sarebbe Gianni Guidi. Vabbè, dai, taglio. No, Robespierre dopo dalla dimissione, però per adesso è ancora in casa. Vabbè, allora votiamo. E poi c'è per ultimo il comunicatore, che sarebbe Massimo Previato. I probiviri? Probiviri non c'era. Questo è un territorio, adesso però ci sono gli appuntamenti, perché noi abbiamo gli appuntamenti sono di appuntamenti. Un calendario che è molto semplice. Allora, il prossimo appuntamento è il 20 settembre, ci ritroveremo tutti qui per festeggiare la breccia di Porta Pia. Allora, chiederei però tutte le volte un applauso, perché c'è. Io ce l'ho il bersagliere. Allora, il 9 febbraio saremo ancora qui o da un'altra parte per festeggiare la Repubblica Romana. No, febbraio quello. Ci siamo abbiamo deciso di inserire in questo programma anche un appuntamento negativo, cioè noi lo festeggiamo all'incontrario e sarebbe l'11 febbraio per i batti. Non è il 29 febbraio? Tutti vestiti a lutto. Dunque a marzo, probabilmente il 20 marzo, poi ve lo comunicheremo, festeggeremo la Comune di Parigi. Il 14 maggio festeggeremo lo sbarco dei 1000. Grandioso! Il viale dei 1000. Veramente! Al bar dei 1000. L'ultimo appuntamento che è andato anche noi nel nostro circolo sarà come sempre il 14 luglio per la presa della Bastiglia.